Pescara, via Benedetto Croce, oggi l'inaugurazione della nuova viabilità, l'incrocio con viale Vespucci, cantiere aperto a maggio 2023, un'arteria strategica che dallo stadio arriva sino al fiume, cambia sostanzialmente tutto con innegabili vantaggi per lo scenario della mobilità. Il sindaco Carlo Masci. Io venivo a scuola qui a Piazza Grue quando 50 anni fa si parlava di questa strada che è arrivata finalmente adesso, è una via strategica per la mobilità di Porta Nuova e non solo di Porta Nuova ma di tutta Pescara. Quello che è noto è veramente il miglioramento estetico di questa zona, perché qui c'erano delle case fatiscenti o comunque case vecchie che abbiamo espropriato, che sono state abbattute. Oggi ci sono 27 nuovi alberi che si vedono perché già stanno germogliando, c'è una strada bella, una pavimentazione nuova, abbiamo messo in evidenza la chiesa, il santuario che prima non si notava affatto, invece oggi si vede in tutta la sua potenza religiosa ed estetica. Abbiamo creato un nuovo sguardo verso una città che sta crescendo e che continua a crescere soprattutto con le tante opere pubbliche che stiamo realizzando e si prepara ad ospitare i grandi della terra il 24 e il 25 ottobre con il G7 del Ministero degli Esteri. Dal punto di vista della viabilità può rappresentare una svolta, no? Ma lo è certamente, nel momento in cui apriamo un asse viario che dallo stadio arriva fino al fiume diretto cambia tutto lo scenario della mobilità nella nostra città, questo diventerà un altro asse importante insieme alla Riviera, Viale Marconi, Via D'Annunzio, Via Bardet, ecco, Porta Nuova ha molte vie che oggi sono vie importanti che permettono una viabilità più scorrevole. È un bel giorno per Pescara e credo lo testimoni anche la presenza di tanti cittadini che spontaneamente sono scesi dalle loro case per ringraziarmi e per ringraziare tutta l'amministrazione per aver fatto una scelta chiara di cambiamento e che ha sostituito la staticità che c'è stata per tantissimi anni. Oramai le persone erano sfiduciate e qui alla fine hanno trovato una nuova prospettiva, una nuova visione.